E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e credo di aver fatto un casino. Ieri sera ho preso il motorino di Violetta perché gli dovevo far fare il rodaggio, ancora il rodaggio deve fare quel motorino e l'ho rotto. Nel senso l'ho rotto proprio, l'ho rotto, ma non è che ho fatto un incidente, sarei stato più giustificato tra virgolette, ma l'ho rotto proprio io a mano perché sono un coglione. E ora lo dovrò dire a Violetta e ragazzi ho veramente paura, anche perché Violetta ci tiene a quel motorino, non si sa quanto, come se fosse un bambino. Tra l'altro oggi la devo accompagnare anche a lezione di guida con la moto nuova che mo tra poco è all'esame pratico, solo che io le dovrò dire questo. Ragazzi, spolliciate più non posso, perché almeno un like per un povero Dexter, o se volete altri vlog di questo genere, cerchiamo di arrivare almeno a 35.000 like, perché io dovrò dire a Violetta questo. Sì, ragazzi, non è, magari fosse staccato. Non so se si vede. Se mette a fuoco, è proprio rotto. Io ho spaccato la vite all'interno. Questo perché? No, perché sono scemo, perché ora vi farò vedere anche il motorino. Semplicemente era molle questo cazzarola di specchietto, era molle, faceva così, non riuscivo a vedere un cacchio. Ho forzato per rimetterlo a posto e mi è rimasto in mano. Bene, adesso devo andare da Violetta. Anzi, sono anche in ritardo. Vediamo quale sarà la sua reazione. Che tra l'altro questo doveva essere un vlog piacevole, ma ho molta paura. Ecco qua. Spana, cioè rotto proprio dentro. Rotto proprio dentro. Spaccato. E mi rode anche perché adesso devo andare al meccanico, devo chiedere una stronzata. È colpa mia, ragazzi. Non forzate mai le cose. Tra l'altro, che forza c'ho? Cioè, vabbè che fa freddo e magari si è rallentato. Però, cacchio, da spezzasse così. È ridicolo che si è spezzato in quel modo. Sto andando da Violetta. E ho molta paura adesso. Allora, Violetta, che già sospetta qualcosa perché ha visto la telecamera e l'umore non è migliore, io devo farti. Umore di chi? Tuo. Il mio no, ma il tuo che c'ha? No, Violetta, questo non è uno scherzo. No, La posso fare. ma a parte gli scherzi. Ma che vuoi da Non è me? uno scherzo. È successa una cosa. Ma non ti devi incazzare. Successo? No, infatti. C'ho un regalo per te. E non l'ho smontato. Perché c'hai in mano il mio specchietto del motorino? Te l'ho rotto a metà, Violetta. Ah! Che cosa? È rotto. Ma sei scemo? No, ma a parte gli scherzi, non è uno scherzo, è veramente. L'ho ripreso perché volevo vedere la tua reazione, ma l'ho rotto sul serio. Non sto scherzando, mi dispiace, ti chiedo scusa. Ma come hai fatto a romperlo? L'ho forzato, nel senso, hai visto che io ti avevo detto Ma ieri che che sei Hulk, mo? Ma non ho capito! Che cazzo ne so? Come hai fatto a romperlo? C'aveva. Cioè, era lento, l'ho per stringerlo, l'ho rotto, l'ho spaccato a vita a metà. Tieni. Buon Natale. Ma vai a aggiustare, vai a pagare, vai dal meccanico, fai qualcosa, ma muoviti, devo fare l'esame fra 10 giorni, devo poter prendere il motorino e provarlo, no? Secondo te, ma che faccio con tanto specchietto? Bene, adesso dovremo andare a fare la scuola guida, però, Violetta. Come Sì, ci vai da solo. ci vado da solo? Te lo ricompro, dai, mi dispiace. Sì, mi dico, ma non si può rompere, ma come hai fatto a rompere una cosa del genere? Ma cioè, ma com'è possibile? Non ha senso! Non è smontato, cioè è rotto proprio. L'ho spaccato da dentro, l'ho spaccato Non ho dentro. parole. Lo stri... Oh, io ti volevo aiutare! Sì, certo, ma romperlo, aiutarmi. No, ti volevo aiutare a metterlo meglio perché era lento. Quindi per Un'altra stringere... cosa a cui pensavo, ci mancava, no? Pure il motorino No, rotto. Violetta, non essere isterica. Ora c'è la No, scuola è tutto a guida. posto. Sì, infatti, ora c'è scuola guida, che sai che combinerò. Ragazzi, l'ho fatta grossa stavolta. Lasciate un like per supportare Violetta perché sta male. L'ho fatta sta male io e mi dispiace. Però ora c'ha l'esame, andrà bene. Cioè, non c'ha l'esame, c'ha la scuola guida, andrà bene. E poi andremo in palestra. Dai, lo andiamo a aggiustare oggi. Lo andiamo a No, ci aggiustare vai tu, non ci vengo con te, ci vai da solo e lo oggi. porti, ci l'ho rotto io. Ma così proprio gli devo Eh dire. no, certo, che è la colpa Gli mia. devo dire, sono stato un coglione. No, gli dico, Sì. la mia ragazza è cascata col Sì, mondo. certo. Guarda, se ci vuoi, giuro che ti ammazzo, me ne ti lascio, me ne vado, ti Finito ammazzo. male come al solito. Beh, non ti accazzare, può capitare. Non l'ho fatto apposta. Andiamo a scuola guida, va. Dai, vestiti, amore. Oh, e basta, dove sta telecamera? Eccola, raga. Prima è cascata. Vediamo un po' che deve fare. Per me è ancora incazzata. Oh, 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 oh.
buono. Buono. Brava. Sei imparata subito, la seconda, buono, dai Violetta. Questa è la mia futura moto, vedete? Allora, com'è andata? Sono distrutta. Sto morendo di caldo. Ma ti sei fatta male? No, non mi sono fatta niente. No, solamente piano, che dovevo farmi? Insomma, come procede questa guida? Questa è la prima volta che la faccio, quindi è andata un po' così. Secondo me è ancora incazzata perché io ho rotto il motorino suo. Anche quello ci si mette. Dai, la prossima andrà meglio, ragazzi. Fate in bocca al lupo a Violetta per l'esame. Aiuto, datemi un po' di forza. Ce l'ha tra 15 giorni. E lui ha detto che io non lo posso fare, cioè che non ce la faccio. Yeah! Parole di conforto, ragazzi. A meno che non vado tutti i giorni a fare prove. Sì, certo. Ah, se te lo fa gratis va bene. No, se tu mi compri dei birilli e lo facciamo sotto casa, magari è meglio, che dici? Andiamo via. No, io sarei rimasta tutto il giorno, però... però il tempo scade. Il tempo è mezz'ora. Anzi, costa pure un sacco le sorti. Sì, infatti, cioè, costa troppo. Un euro al minuto. Vabbè, andiamo in palestra forse. Allora, eccoci tornati a casa per fare merenda. Questa è finta, ovviamente. Bombo? Spera che c'ho qua. Buona, eh? Oh, che schifo! Violetta è incazzata nera. Perché non siamo andati in palestra, ma non è incazzata per quello. Anzi, non c'è voluto andare. Perché siamo andati a riparare il suo motorino, ma... non è possibile ripararlo prima di 10 giorni, di 15 giorni. Per cui è abbastanza incazzata perché non può fare l'esame, non può fare pratica. È finito. Dai, non è divertente. Vuoi chiedere like? No, voglio chiedere like per spaccartelo in faccia con lo specchietto. 100.000 like, Violetta mi spaccherà lo specchietto in faccia. Però mi farà uno scherzo, vero? Si divendi. Non è uno scherzo questo, Violetta, purtroppo. Ma ci saranno tanti bei regali di Natale per te. Non mi interessa. Dai, non fare così. Dai, non arrabbiarti, è arrabbiata nera. Ma non ci vedi. Beh, buone notizie, ho comprato Maldini su FIFA. Sti cavoli. E quindi adesso giocherò la partita. Pure, bravo. Mentre Violetta piange. No, ragazzi, mi dispiace che le ho rotto il motorino, non era mia intenzione, pensavo di ripararlo subito in giornata, ma... c'è da aspettare. La prossima volta portala subito in assistenza. Te l'hanno detto anche loro. Evita di fare cavolate. Portacela per qualunque cosa. Io poi volevo essere gentile, glielo volevo riparare subito, così. E invece l'ho rotto. E invece ha fatto un bel danno. Va bene, avete... devi pure spendere molti più soldi perché devi cambiare tutto, ha detto. È in garanzia. Vabbè, mi comprerei qualche altra cosa per ripagarmi il danno. Perché io sono danno morale. Sto 10 giorni senza motorino, come faccio a fare le prove? Va bene. Come faccio a fare l'esame? Va bene, andremo da Kiko. Me lo prendi in affitto il motorino. Va bene, le prendo. No, ma che stai scherzando? Ma sei matta? Certo, io come faccio? Non ti prendo niente in affitto. Io devo imparare. Violetta, puoi benissimo fare scuola guida con quello. Sì, io come faccio a vedere le macchine dietro? Ti giri e le vedi, io l'ho vista, io oggi ho guidato, ho sbattuto, no? Vabbè, se vuoi che muoio. Vabbè, ragazzi. Quindi non posso fare cose in pericolo. Va bene, ragazzi, questo è il mood della giornata, doveva essere una bella giornata perché Violetta ha fatto la prima lezione di guida, ma è finita male. L'ultima. Vabbè. Io chiuderei con questa faccia. Lasciate un like per la povera Violetta. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere soprattutto se volete altri vlog di questo genere, magari un pochino più happy.
con Violetta un pochino più felice e niente, non gliela fa più. Iscrivetevi, noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente.